Tutto quello che vi siete persi su Tecatà nel mese di febbraio 2022. Ciao ragazzi, come state? Io sono Michele, sono il fondatore di Tecatà, che è l'archivio vintage della pubblicità. Vi ricordo che il sito ufficiale del progetto Tecatà è www.tecatà.it. Questa è la home page dove vengono pubblicati costantemente tutti gli ultimi spot che entrano a far parte dell'archivio di Tecatà. In questo sito potete visitare tutto l'archivio, potete fare delle ricerche tramite il campo search, potete visualizzare l'intera lista degli spot e oppure se volete potete andarli a cercare per anno andando a usare il menu a sinistra che è suddiviso appunto in decadi, anni 70, anni 80 e anni 90. Volevo farvi notare la maglietta che ho addosso. Mi sono stampato questa bella maglietta. Vediamo un po' se riesco a farla vedere meglio. Allora, questa maglietta è dedicata al brand Campus, che in realtà era uno shampoo che esisteva nei primi anni 80 fino a più o meno alla fine degli anni 80, che è stato famosissimo perché era lo shampoo alla mela verde per antonomasia, shampoo Campus alla mela verde. Mi è venuta l'idea di questa maglietta guardando un video di pubblicato sul canale Nigirain. Nigirain, in realtà il buon Alex gestisce questo sito nigirain.com dal 96, e magari ve lo faccio vedere un attimo. Eccolo, il sito della nostalgia anni 70 e 80, c'è qualsiasi cosa veramente. Il buon Alex di Nigirain è fenomenale, come si chiama, il Lipton Ice Tea, fenomenale. E ha pubblicato qualche tempo fa un bellissimo video in cui fa tutta la disamina, la storia, cronistoria dello shampoo Campus, con anche un sacco di curiosità, perché si è messo a fare delle ricerche. Ecco qua, tra l'altro, il canale, c'è veramente di tutto, di tutto, di tutto. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Se vado sulle playlist e vado a vedere gli speciali, no, perché questa, sì, potrebbe essere uno speciale, quasi quasi. Gli speciali, vediamo se lo trovo qui. Vabbè, qui parte, eccolo qua, lui, ecco. Shampoo Campus alla mela verde, ok. Allora, non ve lo faccio vedere perché andatevelo a vedere voi, però questo video è fatto veramente molto bene. Se siete appassionati come me di pubblicità del passato, di prodotti e oggetti del passato degli anni 80, e guardatevi questo video perché è una disamina pazzesca dello shampoo Campus alla mela verde, in cui si vede anche un'immagine promozionale della maglietta che effettivamente veniva data in omaggio partecipando a un concorso nei primi anni 80, ed era esattamente questa. Io l'ho riprodotta e ne vado molto molto orgoglioso. Ma adesso andiamo a vedere gli spot che sono stati pubblicati nel mese di marzo, a cominciare da quello che ha avuto il maggior numero di mi piace, di persone raggiunte, diciamo così, nei vari social, ed è lo spot del 1990 di Sotto gli Ossa Clà con Paolo Villaggio e Gigi Reder, quindi un riferimento diretto a Fantozzi che sicuramente è piaciuto a molti. Eccolo. Sott'olio sacla, non mangi, siamo seri. Sott'olio sacla, ha mangiato di nuovo? No, basta. Non ha detto che i sott'olio sacla sono teneri, delicati, gustosi? Ha solo mangiato. Lei non è adatto a fare pubblicità. Esatto, io sono completamente succube dei sott'olio sacla. Buoni così, sono sacla. Ops. No, allora, volevo farvi vedere un po' di commenti che sono arrivati sulla pagina Facebook, direi, di Tecatà. Eccolo qua. Vediamo un po'. Un sacco di gente che si è taggata. Queste erano pubblicità, dice Giancarlo Recce.
È vero, è vero. Beh, ma poi comunque il personaggio di Fantozzi, insomma, è nel cuore di tutti. Gente che non ricordava questo, e poi vabbè, capolavoro assoluto, sono molto d'accordo, anche perché è uno spot abbastanza breve, almeno nella versione che abbiamo recuperato noi, ma è assolutamente in linea con il personaggio di Fantozzi. Ebbene, e questo era lo spot che è piaciuto di più tra tutti quelli pubblicati nel mese di marzo. Questo invece è il secondo preferito dai visitatori di Terra. Abracadabra, scrivi invisibile! Ma come fai? Con i pennarelli magici di Paperinos. Guarda, con uno scrivi invisibile e con l'altro scopri cosa hai scritto. Dai, falle provare a me. I pennarelli magici te li regala Paperinos. Oh, beh, allora, dentifricio Paperinos, io personalmente lo ricordo poco, l'ho visto quando ero piccolo di tanto in tanto, ma a giudicare dal successo che ha avuto questo spot, lo conoscono in molti, soprattutto probabilmente per i gadget che venivano dati, anche se a vederli così questi pennarelli erano, insomma, no, beh, erano magici in realtà, per cui sì, bastava questo per fare la differenza. E quindi dentifricio Paperinos. Andiamo avanti. Un altro spot con un personaggio famoso. Acqua, acqua, acqua! Manitou, manda l'acqua, che la tribù è piccola, la gente c'ha sete! Acqua vera! Acqua buona! Acqua minerale vera, buona veramente! Direi che no, non c'è niente da aggiungere. Tira, tira con l'andesina, mira, lanzati e... Eh sì, Miralanza ti è sempre vicina. Per il bucato a mano ti porta nuovo Biol Forte. Speciale soprattutto per i capi con un certo tipo di sporco. Credetemi, non ci sarà più traccia di sporco, perché il nuovo Biol Forte cancella le impronte corporali. E quanti magnifici regali con la raccolta di figurine! Beh sì, in effetti lo spot di Miralanza, prodotti Miralanza in generale con Corrado, era un must della fine degli anni 70 e questa canzone, Mira Mira l'Olandesina, effettivamente è stata fondamentale nel favorire la promozione di tutti i prodotti Miralanza, che era una grandissima azienda italiana, produttrice appunto di detersivi. Fondamentalmente, un giorno vi parlerò magari di un caro amico che ha, come dire, una passione particolare per tutto ciò che fu di Miralanza, che magari proveremo a tirare dentro per fare qualche speciale. Qualche commento su questo spot? Allora, beh, questo non c'entra molto, però salutiamo Alan Nauta, che era un attore pubblicitario e probabilmente sta anche lui ricercando spot del passato per vedere, per rivedersi. E come dicevo prima, il link da utilizzare è quello www.tecata.it/spot per fare la ricerca nell'archivio completo del progetto Tecata. Alan ci racconta, vabbè, insomma, non c'entra molto con lo spot che abbiamo appena visto. Un commento di Andrea Santonocito: Corrado, che personalità rende una pubblicità unica e divertente. È vero, è vero, è vero. Nient'altro da aggiungere. Cambiamo completamente argomento, andiamo a vedere uno spot di giocattoli. Questo è stato un giocattolo che avevo anch'io, in effetti, che credo che la maggior parte dei bimbi italiani degli anni 80 avevano, ed è quello della fattoria parlante Mattel. Eccolo. Senti, la rana. Crac, 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 crac. Il gallo dov'è? Ecco. Il gallo fa. Con la fattoria parlante Mattel, il bambino gioca e impara subito le voci degli animali. Prescolastici Mattel, giochi per i bambini d'oggi. Oh, invece adesso andiamo Scusate. a vedere uno spot con un altro testimonial importante e famoso. Qui giovanissimo,
Lui è Riccardo Rossi che fece uno spot per la Audi 80. Lo rimando indietro così ce lo vediamo dall'inizio. Però prima di andare avanti, volevo vediamo un po' se c'è la possibilità. No, non era questo, per cui niente, boh, tutto a posto. Stavo controllando se c'erano dei commenti sullo spot precedente. In realtà ci sono stati tantissimi mi piace sulla fattoria parlante Mattel, ma nessun commento insomma, che vale la pena riportare. Va bene, andiamo avanti. Quindi, sempre nella classifica degli spot più visti nel mese di marzo, Audi 80 con testimonial Riccardo Rossi. Scusate. Questa è la nuova Audi 80, la macchina che sfida il tempo. La sua linea anticipa il futuro. L'interno è raffinato e confortevole. La carrozzeria è interamente zincata, quindi niente ruggine. Il tempo passa, ma la nuova Audi 80 resta sempre attualissima. Come passa il tempo? Audi 80. Nuova oggi, nuova domani. Sì, cioè, diciamo anche che negli anni 80 comunque c'era questa ingenuità imperante su alcune cose. Oggi una roba così, cioè anche sulle cose più piccole, oggi bisogna fare attenzione. E questo fatto di lasciare il cane dentro la macchina da solo, non so, non so se oggi passerebbe. Ma andiamo avanti. L'intervallo è importante per i ragazzi. Possono dare un piccolo stacco all'impegno scolastico e mangiare qualcosa per ricaricarsi. Purtroppo, a volte, mangiano alcune cose che appesantiscono o nutrono poco. E invece ci vuole qualcosa di nutriente, ma leggero. Sì, Kinder Brioche. Lievitata naturalmente, semplice e leggera. Ricorda le cose che prepari tu, mamma, e ha tanto latte e tante proteine. Kinder Brioche, per una scuola più. Oh, quella che avete visto come protagonista di questo spot, che impersonava una maestra di scuola elementare o media, no, forse elementare, era Ida Spalla. Ida Spalla è stata uno dei personaggi più importanti della Junior TV degli anni 80 e quella che forse è durata di più nel periodo d'oro, diciamo, che faceva la conduttrice delle parti registrate in studio, praticamente, di questa fascia dedicata ai ragazzi, che era Junior TV, che andava in onda praticamente per 6 ore, probabilmente, dalle 2 del pomeriggio alle 6, se non ricordo male, ma qualcuno di voi sicuramente si ricorderà meglio di me, per cui se volete aggiungere qualche precisazione, fatelo sotto nei commenti, sarò ben lieto di correggere eventuali castronerie. Benissimo, andiamo avanti. Un altro spot che è piaciuto parecchio, un po' meno degli altri, ma comunque sempre tanto, quello delle scarpe Antonini con il testimonial del tempo. 1984 era Enrico Montesano, che in quel periodo era veramente al top della sua popolarità. Non dirò niente su Enrico Montesano oggi, preferiamo ricordarlo nel suo momento migliore. Ecco, eccolo qua. Ah, che bella corsa! Però mi sento fresco come una rosa, capirai? Scarpe Antonini. Presto, Enrico, siamo in ritardo! Volo, una doccia e sono pronto. Ma come, vieni così? Vedi, ci sto così comodo che mi sono dimenticato di cambiarmeli. Sempre Antonini, eh? Calzature Antonini. Tante occasioni con un solo tipo. Oppure, se volete, un tipo per ogni occasione. Antonini. Ai piedi di chi presta! Oh, dico, Antonini, eh? Questo slogan effettivamente fu molto 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 celebre. Oddio Antonini, eh? Tra l'altro Antonini, per chi non lo sapesse, non è altro che la Lumberjack, è il nome che veniva usato, nome di famiglia, quindi il nome dell'azienda, che veniva usato dall'azienda stessa prima di inventarsi un nome un po' più internazionale, che era appunto Lumberjack, che arrivò intorno all'85-86. C'è tra l'altro anche uno spot su tecata.it. Se lo andate a cercare con il campo cerca, lo troverete facilmente, in cui appunto si vede questo cambio di marchio, in cui c'è ancora il buon Montesano come testimonial, che parla delle scarpe Lumberjack prodotte da Antonini, e quindi lì si nota proprio il cambio di marchio. Andate a vederlo su www.tecata.it. Un altro spot che ha avuto un grandissimo successo questa volta sul canale Instagram è questo spot del profumo ungaro Senso
con testimonial Nastassja Kinski, attrice famosissima degli anni 80, che ha tra l'altro una pagina Facebook, no, Instagram, un canale Instagram, profilo Instagram, poi uso poi termini un po' così improbabili, però che probabilmente ancora è stato il motivo del come dire, della popolarità di questo spot pubblicato sul canale Instagram di Tecatà. Vediamolo. Oh, mi turbi. Oh, mi piace come mi accarezzi. Amo la tua audacia. Ti amo perché sei libero, come me. Oh, quando ti ho sulla pelle, ti ho nel sangue. Io sono Nastassja e tu sei Senso. Yogurt e Torre in pietra. Torre in pietra! Oh, allora, facciamo una pausa. Quello che abbiamo visto era lo spot dello yogurt Torre in pietra con il protagonista Sidney Rome. Uno spot forse non tanto famoso, però la protagonista era veramente super, super famosa in quel periodo, soprattutto perché faceva parte di un programma che si chiamava Quo Vadis, in onda su Rete 4 nell'84, per cui aveva avuto questo periodo di popolarità ed è comunque anche lei un personaggio chiave degli anni 80. Invece, prima di andare avanti, vorrei farvi vedere, anzi magari prima vi faccio vedere lo spot e poi facciamo due considerazioni su questo spot dell'84, anche questo, di Birra Peroni, con una testimonial d'eccezione che è Milly Carlucci, che ha questa, grazie ad un artificio cinematografico, diventa un boccale di birra fondamentalmente. Una Milly Carlucci che ancora oggi è una dei personaggi di punta di Rai 1, quindi vale la pena rivederla come era agli esordi o comunque poco dopo aver raggiunto la prima popolarità. Eccolo qua. Chiamala Peroni, sarà la tua birra. È la bionda al massimo, è la più fantastica, come lei c'è solo lei. Bionda, birra, la bionda più, la birra più ha, e la Peroni per sempre. Chiamala Peroni, sarà la tua bionda, la tua birra lei sarà. Oh, ecco, allora, su questo spot facciamo un po' di ragionamenti, anzi facciamone soltanto uno fondamentalmente. Sto facendo una ricerca veloce su un sito, adesso vi dico quale, ma torniamo un attimo indietro a vedere lo spot, perché, allora, ecco, questo è l'effetto iniziale di cui vi parlavo, in cui Milly Carlucci diventa praticamente un boccale di birra, o quantomeno il suo vestito sembra un boccale di birra. Ecco, questo vestito, se andiamo a cercare su un sito, scopriremo che c'è qualcosa di particolare da sapere. Questa è una cosa che mi sarei dovuto preparare prima, ma mi è venuta in mente in questo momento, per cui ecco, l'ho trovato. Oh, sono sul sito di Luca Sabatelli, www.lucasabatelli.it. Chi è Luca Sabatelli? È uno dei costumisti più importanti della TV italiana degli anni che furono. Luca Sabatelli, che fu anche il costumista di Raffaella Carrà, cioè, per dire, no? Non so se rendo l'idea. E fece, nello specifico, anche il vestito, realizzò il vestito di questo spot. Infatti lui racconta sul suo sito lucasabatelli.it: molte volte mi sono occupato delle pubblicità televisive della Peroni, quindi non soltanto questo, però questo è particolare. Una volta mi chiesero un abito da sera ricamato che ricordasse un boccale di birra, eccolo, con un effetto speciale la birra avrebbe debordato, lo indossava Milly Carlucci, e questo era lo schizzo, il disegno, diciamo, da cui è stato poi realizzato il vestito, che effettivamente poi è stato utilizzato
nello spot del 1984, che è stato quel periodo, credo 83-84, in cui Milly Carducci fu testimonial di Birra Peroni. Molto molto bello questo spot. Andiamo avanti, altro testimonial, questa volta andiamo un po' più sul classico, visto mille mille volte in mille versioni diverse. Lui è Marco Columbo in un ennesimo spot dell'88 della Standa. 25, 35 e 50. Tombola! Hanno fatto tutti tombola con gli sconti fino al 50% degli apparissimi Standa. La collezione d'un inverno, 88 a prezzi incredibili, ancora in pieno inverno. E allora un consiglio d'amico, correte tutti alla Standa a vestirvi risparmiando. Standa, la casa degli italiani. Questo è un classico, quel payoff finale di Standa. E qui invece, ecco, mi fermo un attimo perché, la didascalia in alto a destra già ha svelato tutto il mistero, però se guardate bene il viso di questa fanciulla, lo riconoscete perché lei è Antonella Elia, ma almeno noi pensiamo che sia lei. Prima di pubblicare questo spot con questa didascalia, abbiamo chiesto a diverse persone, tutte ci hanno detto sì, è lei, sembra proprio lei, e quindi lo diamo per assodato. Questo era uno spot di una raccolta che andava in edicola, una raccolta fascicoli, dedicata alla cucina, alla mia cucina pratica, con appunto testimonial, ma si vede in realtà solo all'inizio e non è neanche accreditata, Antonella Elia. Volevo proprio fare qualcosa di speciale. Sì, ci sono più di 3.000 ricette. E aggiungi un po' di ricotta. Ah, sì, ci sono anche i piatti regionali. C'è un indice per tutto, le ricette passo a passo. È a schede, sai, ma non dirlo a nessuno. La mia cucina pratica. In edicola a sole 1.000 lire, il primo fascicolo, il raccoglitore e in più partecipa al grande concorso Philips. La mia cucina pratica. De Agostini, idea donna. Oh, allora adesso iniziamo, in realtà abbiamo già iniziato, ma continuiamo su questa falsariga e ci guardiamo in fila una serie di spot con diversi testimonial. Diventato famoso in realtà già ai tempi di Meteore, quindi 20 anni fa, l'altro ieri praticamente, Zalet Garbusera con Ilari Blasi. Poi vedremo Sottogli e Sottaceti Polli con Maurizio Crozza, una delle sue prime apparizioni prima ancora di Avanzi, se non sbaglio, o comunque la TV delle ragazze, qualcosa del genere. No, beh, TV delle ragazze non è molto logico avere Maurizio Crozza, quindi Avanzi, sarà stato Avanzi. Victor Se Respira Vivo con Marisa Laurito, Vapor Sprint, che è un prodotto assolutamente dimenticabile, ma con Paola Perego agli inizi. Un altro, diciamo, prodotto dimenticabile, SAG Software, ma con un Massimo Lopez non ancora famoso, prima di Sanremo, prima del trio. Miss Broadway, che sono dei trucchi rossetti, con Fiorella Pierobon. Uno spot con Sandra Mondaini, locale, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sede di Milano. E poi il grandissimo Piero Angela, che ancora oggi ci permette di imparare qualcosa di sensato, con la video enciclopedia dei ragazzi. Michel Platini con lo spot Thomson TV Color MC4. E poi basta, niente, ci fermiamo. Nel senso, ci fermiamo. Finisce la sequenza di spot che ci vedremo tutti quanti in fila da adesso in poi. Eccoli. Un colore rosso e giallo, un cilindro per castello, con gli stali è tornato, ma chi è Mago G? Mago G, Mago G, Mago buono, Mago G. Mamma, ma è una storia vera? È Galbusera. Galbusera, il mago della bontà.
Qui dal sottomarino Polli vi parla il sottotenente Poll della sottocommissione Sottoli e Sottaceti. Che sottigliezza! Stavo sotto coperta e con un sotterfugio il mio sottoposto mi sottrasse di sottecchi il mio sottolio Polli preferito e lo misi sotto chiave per tenerlo sott'occhio. Mai sottovalutare il sottobosco dei sottufficiali! Che sottigliezza! Un sottomarino di uno stato sottomesso tiene sotto tiro i miei sottaceti! State sotto vento e stangate la sottopoppa! Che sottigliezza! Viva i Sottoli e Sottaceti Polli! Polli, che sottigliezze! Scusate, mi fermo un attimo perché faccio un piccolo cambio di programma. Prima avevo dimenticato di citare un canale, un profilo Instagram in riferimento allo spot Birra Peroni, che è questo, Peroni per terra. Peroni per terra ha, come dire, ricondiviso lo spot che è stato pubblicato di Birra Peroni sul profilo Instagram di Tecatà. È bello, c'è un sito particolare, c'è un profilo particolare, praticamente sono tutte foto di Peroni appoggiate per terra. È una roba fantastica, fantastica, andateci a fare un giro, canale Instagram, profilo Instagram, insomma come volete chiamarlo, Peroni per terra, si scrive proprio così tutto attaccato, Peroni per terra, molto bello, fateci un giro. Andiamo avanti con i nostri spot. Problemi di capelli? Telefonate a un centro TF. Salve. Sì, sono Cesare Ragazzi. Come stanno i vostri capelli? Bene? No. Telefonate allora e venite a un centro TF. Possiamo aiutarvi a rinforzare i vostri capelli o a mettervi in testa la mia... Favolosa. La mia meravigliosa idea, fatta di capelli veri, tanti, subito o nel tempo che vorrete. Bene. Non soffrite più per i capelli, avere bei capelli è un gioco. Da Ragazzi, telefonate subito, il check-up dei capelli è gratuito. Salve. Ciao. Ma quale NASA? Quelli mi vogliono fare dire che le caramelle balsamiche Victus respira vivo, si sentono nella gola e si sentono pure nel naso. E mica si mettono qui che si sentono nel naso. Ma è vero! Le caramelle balsamiche Victus respira vivo, si sentono nella gola e si sentono pure nel naso, ma si mangiano con la bocca. VapoSprint, il bastone a vapore completo, compatto e senza tubi. VapoSprint è un angelo. Un angelo, sì, per la completa pulizia della casa. Un angelo su pavimenti e moquette, un angelo su vetri e specchi, un angelo su piastrelle e pareti laccate. E su tutto quello che vuoi tu. VapoSprint, lo stretto indispensabile che a lavoro finito occupa lo spazio di una scopa. È un brevetto Elvat. Magazzino, fatturazione, contabilità. Se avete un'azienda con questi problemi, i casi sono due. Un computer vuoto o un computer SAG. I computer vuoti sono quelli senza programmi. In un SAG, invece, i programmi ci sono e li ha direttamente realizzati la Saga, un leader italiano del software gestionale. E allora, perché lavorare a vuoto? Risolvete con SAG. SAG, il computer pieno. Signore e signori, tra breve, l'incontro con l'uomo che ho sempre sognato. È di rigore la bocca Miss Broadway numero 5, 6, 7, 8. I mille colori della tua bellezza. Miss Broadway. In questi giorni ho letto di come la sezione milanese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha impiegato i soldi dei soci nel 1983. Sono molto contenta di quello che si è riusciti a fare. E in particolare sono contenta che si siano riusciti a trovare i fondi per costruire l'ambulatorio per i bambini. Anche quest'anno ho deciso di dare il mio contributo. Nell'84, ci sarai anche tu? Un'enciclopedia è un po' come una cassaforte del sapere. Per entrarci c'è oggi una chiave nuova, ed è la videocassetta. Modo appassionante e anche intelligente per far scoprire ai giovani i mille perché di ogni cosa. In edicola, la prima videoenciclopedia dei ragazzi. Piero Angela presenta 35 cassette quindicinali e 72 fascicoli settimanali.
La prima uscita con la prima videocassetta a sole 12.900 lire. Curcio Editore. Nuova precisione del contrasto. Nuova precisione del colore. Nuova precisione dell'immagine. Thomson MC4, i nuovi televisori 28 pollici. Pour moi, c'est la précision qui fait toute la différence. Thomson MC4, un'immagine più precisa per la televisione di domani. Oh, ok, abbiamo finito questa sequenza di spot con testimonial famosi. Tra l'altro, questo spot del Thomson MC4 evidentemente non è uno spot realizzato apposta per l'Italia, ma è stata una sorta di ricicciamento, però il fatto che ci fosse Michel Platini, insomma, è un qualcosa che poteva essere tranquillamente riutilizzato anche in Italia, visto che comunque era estremamente popolare. Sto tergiversando un attimo, perché adesso passiamo a vedere un po' di spot dedicati all'abbigliamento, non tanti in realtà, pochi, sono solo 4. Spot pubblicati, come ho già detto, nel mese di marzo appena trascorso, 2022, su tecata.it. Vi ricordo che tecata.it è l'archivio vintage della pubblicità, il sito è www.tecata.it, ma ci trovate anche sui social, dove sicuramente state guardando questo video, su Facebook, su YouTube e da poco anche su Instagram. Cercate tecata.it o tecata e sicuramente ci troverete, ma il punto di riferimento, il punto di partenza è sempre e comunque www.tecata.it, dove troverete tutti gli ultimi spot pubblicati. Le pubblicazioni sono identiche su tutti i vari social e anche sul sito, e se volete potete navigare con la ricerca e anche attraverso la ricerca tramite anno o decade, quindi anni 70, anni 80, anni 90, che è il nostro periodo di riferimento. Ma adesso vi faccio così, vi cito la pagina Instagram di Pop84, che è questo brand di abbigliamento che esiste da almeno 40 anni, visto che è nato, anzi in realtà qua dice che è un brand storico che è nato nel 1970, quindi quasi, anzi più di 50 anni. C'è tra l'altro anche un sito, eccolo, pop84.com, vediamo cosa viene fuori, lo apro in tempo reale con voi in questo momento. Beh, insomma, è ancora presente il marchio Pop84 e negli anni 80 evidentemente era uno dei marchi italiani più importanti, e andiamo a rivedere uno degli spot Pop84 realizzati proprio in quel periodo. Eccolo. Oh, andiamo avanti sempre in tema di abbigliamento con lo fermo un attimo, così ci facciamo una chiacchierata per bene. Allora, uno dei tantissimi soggetti Stefanel degli anni 80, che fece in pratica due campagne, una della prima metà anni 80 con una musica effettivamente super anni 80 e un'altra campagna della seconda metà di quel decennio, da cui è tratto questo spot che è dell'88, con la colonna sonora di un brano che si chiamava, fatemi vedere, Se le bon, ho una pronuncia francese veramente terribile, ma comunque Se le bon Betty, di Gabriel Yared, non so ragazzi, sono ignorante, non lo so il francese, però il video è questo. Anche il video ve lo faccio vedere, anche lo spot ve lo faccio vedere così, parlandoci sopra, così evitiamo di avere degli strike di qualsiasi tipo. Questa canzone è bellissima, andatevela ad ascoltare, naturalmente è un'atmosfera un po' particolare, magari abbasso il volume, ecco, è un'atmosfera un po' particolare, l'immagine
immagini sono pazzesche. Guardatevi tutti i soggetti di questa campagna Stefanel su decata.it, ci sono praticamente tutti. L'amore addosso. Questo slogan che è qualcosa di pazzesco. È stato ritrovato un elegante pullover di Lesbol, con manica all'inglese, colore brillante, soffice e leggera come un soffio, in pura lana vergine, firmato Grandi Incontri. Ma è il mio! Ma sì, è il mio! È mio! Grandi Incontri è solo UPIM. 50 proposte selezionate dagli esperti e garantite. Soddisfatto o rimborsato. Soddisfatto? Soddisfatto! Grandi Incontri UPIM. Prima, passa la UPIM. Quindi c'era anche Massimo Ciavarro dentro, non soltanto il macchio era famoso, ma c'era anche il testimonial famoso Massimo Ciavarro, attore di quel periodo. Tra l'altro, se non mi ricordo male, io ormai seguo poco la TV di oggi, ma mi pare di aver capito che c'è il figlio di Massimo Ciavarro che partecipa a qualche reality. Magari qualcuno di voi è un po' più ferrato in materia, mi saprà dire commentando. Lasciando un commento qui sotto questo video. Andiamo avanti. Questo è un marchio non tanto famoso, molto anni 80 come prodotti. Borse zaini Pennington. Vediamo un po'. Paoletto, per sabati più giusti in discoteca. Pennington. Zaino, sello zaino per dare colore ai pomeriggi in città. Panito! Tracolla per le feste in compagnia. Panito! Panito in tono con te. C'è proprio uno spot intriso di anni 80 in una maniera veramente incredibile, molto molto bello Pennington, anche se il marchio secondo me non è tanto famoso, non è rimasto, ecco. Se ve lo ricordate anche questa volta scrivete sotto qualche commento, fatemi sapere. Ci guardiamo 1 2 3 4 5 spot di alimentari Maman Louise, che alcuni di voi, chi lo mangiava sicuramente si ricorderà molto bene, Golia Liquirizia con il soggetto giornalista, e poi Findus Cuore Verde, Minestrone, con una colonna sonora molto bella che mi ha fatto un po' dannare in realtà per qualche tempo, perché era una vediamo se la recupero questa informazione, potrei metterci anche 6 anni e mezzo a recuperarla, perché all'inizio pensavo che fosse una musica di Ennio Morricone, in realtà non lo era, perché era un qualcos'altro che però me lo sono dimenticato. deve essere tipo Tchaikovsky, qualcosa del genere. Penso, magari se vado sul canale Instagram, sul canale profilo / tutto col cucuzzaro lì, magari lo trovo, anche se mi si potrebbe incastrare il computer, ma vediamo un po', ecco, forse ci riesco a recuperarlo, vediamo un po', eccolo, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, nota come Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak. Ok, non c'entrava niente Tchaikovsky, però non è la musica classica, non è il mio forte. Niente, vediamoci questi 5 spot dedicati agli alimentari degli anni 80. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Mamma Louise ha un gusto che tutti riconoscono per la sua freschezza e quel leggero tocco in più di buona crema di latte. Mamma Louise, mi piace come sei. Kraft, cose buone dal mondo. Fu proprio l'ultimo capitolo che mi accorsi di averle finite. Provare a smettere alle 3 del mattino era troppo dura. Così decisi di uscire. Non fu divertente incontrare soltanto insegne spente e serrande abbassate. Tanto valeva tornarsene a casa e riprendere il lavoro senza di loro. Fu quella volta che giurai a me stesso
mai più senza una stecca di Golia in casa. Prendi il vizio di respirare. In un'immensa piana dorata dal sole, dove il terreno è forte e generoso, crescono dei fagioli borlotti eccellenti. Bianchi, striati di viola, farinosi e pieni, noi del Cuore Verde li chiamiamo i Gran Borlotti Imperiali. E se per un solo fagiolo mettiamo un così grande impegno, pensa quanta cura abbiamo nello scegliere tutte le altre verdure del tuo minestrone Cuore Verde. Solo il meglio è Cuore Verde. Da Findus. Patate scelte fatte in fiocchi per purè coi fiocchi. Tanti purè soffici e golosi. Specialista in patate. Purè sempre perfetti. Voglia di purè! Padano, primo, secondo e terzo. Oh, anche questo molto bello, Grana Padano, spot abbastanza famoso. Lo spot invece Fanny, magari non è niente di che, però il brand Fanny, non so se ci avete fatto caso, era in qualche modo promosso dalla Star a quel tempo. Appunto come se fosse una specie di prodotto della Star. In realtà Fanny è un marchio tedesco, è facilmente intuibile, nato nel 49, leggo su Wikipedia. La cosa particolare è che oggi Fanny di fatto è un marchio che, se non ricordo male, fa riferimento alla Knorr, nel senso che è stato acquisito dalla Unilever dopo questo spot, quindi nel 1990, e da lì è entrato a far parte, diciamo, del cappello di brand dedicati al cibo, che è Knorr, appunto, probabilmente per affinità. Niente, sto guardando il sito in tedesco, ma insomma, non c'è niente di particolare da citare. Sì, in Italia esiste solo ed esclusivamente per le patate, purè di patate in fiocchi, insomma quello in polvere, ecco, non per altri utilizzi. Vabbè, basta, andiamo avanti. Abbiamo visto anche lo spot di Grana Padano, adesso invece ci concentriamo, ci catapultiamo nell'ambito degli spot per ragazzi o per bambini, con una serie di giochi. Il primo non è un gioco, è una raccolta di Agostini Junior, le più belle storie del mondo, se non sbaglio con Cristina D'Avena, ma non ne sono sicuro, lo vedremo tra poco. Ravensburger, apprendista mago, un bel gioco, non proprio di società, comunque un gioco per imparare a fare giochi di prestigio. Ti spuzzo, una specie di super liquidator fatto con del liquido maleodorante all'interno, di Giochi Preziosi per l'anno 93, sempre nello stesso periodo, a marchio Jig, Scatenati e Le Pazze Scorribande. Nintendo nell'87, il primissimo spot Nintendo in Italia, quando ancora non era famoso, diciamo, infatti si vede che lo spot non era realizzato appositamente per l'Italia, è di fatto uno spot americano che è stato ridoppiato e adattato per il mercato italiano. Ha avuto un buon interesse su Tecatà, ma evidentemente non è al pari degli altri spot, quelli venuti dopo, dove venne utilizzato Giovanotti come testimonial, che fecero decisamente molto più successo. Poi ci guarderemo dal 97 uno spot a MB Hasbro con due prodotti, Play-Doh e Secchio Matto,
molto carino come jingle. Dall'84 il mitico Jig Pepo, bambolotto che ha segnato un'epoca, almeno mi dicono, io non ne so nulla, sono sincero, qualcun altro mi saprà dire, anche se in realtà io ho un qualcosa a cui fare riferimento. Adesso vado a vedere se recupero un libro per questo. Poi andiamo a vedere sempre da Hasbro nell'87 Gli Amici dei Sogni. Vabbè, poi gli altri ve li dico dopo, altrimenti la lista diventa infinita. Cominciamo da De Agostini Junior. Tanto torniamo da questa parte con le più belle. Ciao ragazzi, siete pronti ad ascoltare un'altra delle più belle storie del mondo? Questa settimana vi racconto Aladino. Le più belle storie del mondo, raccontate da Cristina D'Avena. In edicola Aladino, con audiocassetta a 2900 lire, con video a 9900 lire. Caro diario, oggi lo zio Ernesto voleva stupirci facendo il mago. Che disastro! Allora io e Luigi abbiamo preso in pugno la situazione. E grazie all'apprendista mago che ci ha portato papà, abbiamo iniziato a fare degli stupendi giochi di abilità. Avessi visto zio Ernesto, era tanto gasato e faceva tanto baccano che abbiamo deciso di farlo sparire. Dimenticavo, questa è la serie magica. Ti spuzzo! Con le puzze più pazze io ricarico e schizzo, ti riduco una pizza col fetido spuzzo di... Ti spuzzo! Ti spuzzo! La pistola che spuzza! Battume fetente, uno zappuzzolente, e se ti fa schifo non me ne frega niente, ti spuzzo! Ti spuzzo! È una pistola d'acqua che non macchia! Si asciugano gli spruzzi e poi non puzzi! Fai più di 1000 puzze! Scarpe puzzolenti! Battume fetente! Zopuzzolente! Ce n'è per tutti i gusti! Ti spuzzo, ti prendo, ti spuzzo una schizza, ti spuzzo! Ti spuzzo! E giochi preziosi! Ci sono, ci sono! Scatenati! Teste calde, rotelle bollenti! Sei matte scorribande alla conquista della città! Scontri salti, corse molto a fiato! Sono arrivati! Scatenati! Ogni banda ha il suo colore! La sua busta fluorescente! Non fateli scappare! Roba da ragazzi! Scatenati! Scatenati! Teste calde, rotelle bollenti! 48 scatenati! Tutti da collezionare! Nintendo è il primo videosistema, perché è completo di Rob, il primo video robot interattivo, di Zapper, la prima videopistola a sensori luminosi, e di una vastissima scelta di videogiochi. Guarda cosa ci puoi fare. Videosistema Nintendo, oltre il videogioco. Quanto divertimento con Play-Doh! Con Super Burger puoi creare tanti piatti per giocare! Ma niente niente da mangiare! E con il gelatiere pieno d'allegria, prepari i gelati della tua fantasia! Play-Doh, per bambini da 3 anni in su! Son secchio matto, ed ho la bocca e io sputo le palline, che tu metti nel secchio, secchio matto, dai corretemi dietro, secchio matto, matto d'allegria! L'ha preso! Gioca con secchio matto! Matto d'allegria, da MB! Nuovo Pepo? Cos'ha di diverso? Pepo diverso, guardalo bene, gli metti il succhiotto, vedrai cosa avviene. Cosa avviene? Ah, avviene che Pepo si dà un grande affare, allarga le braccia, ti vuole abbracciare. E poi? Fa Pepo il bello, fa bello davvero, ti fa freddo presto. Nuovo Pepo? Sì. Nuovo Pepo? Cos'ha di diverso? Pepo diverso, guardalo bene, gli metti il succhiotto, vedrai cosa avviene. Cosa avviene? Ah, avviene che Pepo si dà un grande affare, allarga le braccia, ti vuole abbracciare. E poi? Fa Pepo il bello, fa bello davvero, ti fa freddo presto. Nuovo Pepo si muove e se ritaglia il succhiotto, piange! Me l'ha portato Lilla Jig! Ok, perfetto. No, allora, stavo guardando questo bellissimo libro che ho, 10 anni nel Paese delle Meraviglie, che vi consiglio di recuperare se avete possibilità. Non so, non credo che sia ancora in commercio,
però usato probabilmente da qualche parte, da qualche collezionista si trova, magari lo pagate 8 miliardi di eoni giga dollaroni, diciamo, però, merita, se siete appassionati del genere. Questo è un volume che tratta della pubblicità per linea giga dal 76 all'86, c'è anche un sito che vi faccio vedere, eccolo, 10annineelpaesedellemeraviglie.it, di Alberto Ferrarese, Lapo Ferrarese e Niccolò Ferrarese, che sono anche gli autori del volume, e insomma si parla anche di questo giocattolo, di questo bambolotto, l'incipit della sezione dedicata a Pepo della sezione, del capitolo, ecco, una volta esisteva il capitolo, io non so più esattamente come si pronunci. Se dovessi sintetizzare l'incipit del capitolo, se dovessi sintetizzare questo prodotto con una frase, probabilmente direi: Pepo, il mercato delle bambole ringrazia. Un concetto che riassume l'importanza di questo bambolotto realizzato dall'azienda spagnola famosa, che è questo bambolotto, rivestì all'interno del mercato di riferimento di allora. Quindi ecco, si fu effettivamente un punto di svolta per Gig. Quindi se volete saperne di più, 10 anni nel Paese delle Meraviglie, volume dedicato alla pubblicità Gig dal 76 all'86. Adesso questo non so dove metterlo, lo allungo qui. Eccolo. E andiamo avanti con gli spot dedicati ai giocattoli. Quindi Hasbro, gli amici dei sogni, Majorette, Sprinter, molto bello. Questo ce l'avevo. L'avevo completamente dimenticato, ma era una figata pazzesca. Mettevi questa macchinina dentro questo coso, questa scatoletta, poi schiacciavi un tasto, pam, la macchina partiva a razzo, bellissimo, divertentissimo, mi piaceva un sacco. Dal 93 Mattel, Skipper, Serena e Mighty Max, quindi uno spot doppio. I Ballerotti, oh, allora su questo poi facciamo un discorso a parte, perché anche qui c'è una roba pazzesca, bellissima per chi è amante dei loghi, dei marchi, e un po' della storia anche delle aziende degli anni 80. Ma torniamo a vedere gli spot, eccoli qua. Guarda in cielo, ecco i Moon Dreamers. Sono amici dei tuoi sogni, sai. Com'è bello giocare con i Moon Dreamers. E sui loro capelli la magia splenderà. Quanto bene gli va, io già. E sono tanti. Quanti sogni con i Moon Dreamers. Gli amici dei sogni, dall'Hasbro. Sprinter di Majorette. Dal mondo di Barbie, Skipper Sirena. Skipper Sirena e Sirenotti, con Skipper Sirena impareranno a nuotare. Pinne su, tocca a voi, su agitate le code blu, con l'acqua calda diventano rosa. Skipper Sirena e Sirenotti. Skipper, la sorella sbarazzina di Barbie. Mighty Max, Mighty Max. Vivi le avventure di Mighty Max con i mini gusci orribilosi. Tieni l'orrore nelle tue mani! Oh, allora, fermi un attimo, perché adesso c'è uno spot che di per sé magari non è uno spot particolarmente famoso o che pubblicizza un prodotto particolarmente famoso. Si tratta dei Ballerotti della Giochi Preziosi. Io non me li ricordo, probabilmente qualcuno di voi sì. Se ve li ricordate, scrivete qualche commento qui sotto e fatemi sapere qualcosa di più su questi pupazzetti che ballavano praticamente al ritmo di musica. La cosa pazzesca è che è uno dei primi spot in cui uno degli spot di Giochi Preziosi più vecchi, in cui si vede innanzitutto il logo, il primo logo di Giochi Preziosi, quello che credo sia il primo logo, quindi qualcosa di pazzesco, ma soprattutto si sente per intero il jingle di Giochi Preziosi, una cosa che è andata avanti, il jingle, per 30 anni, ma solo nella parte finale. Il codino classico, sicuramente lo ricorderete, non mi metto a cantarlo, ma qui c'è la versione, direi, completa di questo jingle, con il logo più vecchio, che riporta anche la sede storica di Giochi Preziosi, che è l'Imbiate, in provincia di Milano. Eccolo qua.
Pronti? I ballerotti ballano solo se c'è musica. Scegli i giochi preziosi. Ragazzi, ma che meraviglia è? È fantastica questa roba qua, io me lo voglio rivedere, cioè è bellissimo, proprio bellissimo, qualcosa di emozionante. Ballano solo se c'è musica. Scegli i giochi preziosi. Con praticamente le varie forme di giocattoli che si trasformano e diventano alla fine il logo di Giochi Preziosi, che poi alla fine era una bamboletta stilizzata, quindi se confrontiamo con il logo poi successivo, che è quello che si usa ancora oggi, insomma, più o meno, vediamo un po' se riesco ad andare velocemente sul sito di Giochi Preziosi, vediamo, eccolo qua, marchi, vabbè, tra l'altro tralasciamo il fatto che Giochi Preziosi si è comprata tutti i suoi concorrenti, praticamente, partire da Jig, fondamentalmente, fino a qualsiasi altra cosa. Non riesco a vederlo in grande il logo, però, come mai? Vediamo un po' se riesco a fare, apri immagini in un'altra scheda, vediamo, no, è stra piccolissimo proprio. Vabbè, niente, volevo farvi fare questo confronto, ma possiamo anche sorvolare bellamente, tanto non credo che lo sapete tutti com'è il logo, ecco, lo prendo da Wikipedia che sicuramente ci dà qualcosa di bello. Ok, questo è il logo attuale usato negli ultimi 30 anni, e invece questo è il logo precedente, quindi è una roba bella, me lo voglio rivedere perché mi entusiasma un sacco questa. Guardate che bello, cioè proprio meraviglioso, anche il jingle, sentirlo per intero è qualcosa di emozionante veramente. Musica. Scegli i giochi preziosi. Va bene ragazzi, basta, cambiamo genere, passiamo a cibo, alimentari, alimenti, e guardiamo uno spot della Doria biscotti, credo Bucaneve 88, Morbide Promesse Mulino Bianco. Questo è particolare perché Morbide Promesse in realtà è un qualcosa che riguarda alcuni dei prodotti di questa campagna sono poi sopravvissuti anche dopo. Intanto mi arrivano dei messaggi, adesso vado a leggermeli e basta, sono soltanto questi due spot di roba da magna, direi. Sì, no, in realtà non è vero, però beh, poi gli altri sono tutti mescolati, quindi intanto cominciamo a vederli, ecco qua, via. Chiudi gli occhi, assaggia e dimmi a cosa pensi. Ora apri gli occhi e dimmi a cosa pensi. Dormi, tutta la bontà che ti salta in mente. Oggi al Mulino Bianco è giorno di morbide promesse. Per dire quel che le parole non riuscivano a dire, morbide promesse, ricche di ingredienti golosi. Per dire sì tutti i giorni alla tua voglia di tenerezza, morbide promesse, i biscotti morbidi del Mulino Bianco Barilla. Oh, allora, prima di andare avanti, io vorrei un attimo vedere se trovo qualcosa. Morbide promesse, Mulino Bianco. Un po' se viene fuori qualcosa di interessante sulle morbide promesse. Vabbè, allora, diciamo che per quanto riguarda Barilla e Mulino Bianco, cari amici, io vi dico assolutamente andatevi a vedere
il sito dell'archivio storico Barilla, perché c'è cioè, cosa che mi riprometto anch'io di fare appena avrò, so, 6 mesi di tempo a disposizione, innanzitutto perché è una fonte ufficiale, ma poi perché una parte, quella un po' più esplicativa, non quella archivistica, diciamo, dell'archivio storico, è stata realizzata da un caro amico molto più esperto di me di pubblicità, che si chiama Emanuele Grossi, che è uno studioso di pubblicità, non come me che faccio mi diletto nel farlo, diciamo così, e lui ha curato proprio la redazione di diversi articoli, non saprei dove trovarlo, però a Esplora probabilmente, ci sono diversi percorsi nell'archivio storico Barilla, come vedete c'è anche questo spot, biscotti morbide promesse, cerca in archivio, cerca nel sito, beh, potrebbe essere una cosa bella. Comunque, se avete, se volete approfondire tutto ciò che riguarda la comunicazione Barilla e Mulino Bianco, il posto migliore è l'archivio storico Barilla, archiviostoricobarilla.com, dove effettivamente c'è, come vedete, c'è molto più di quello che qualsiasi appassionato potrebbe trovare, perché c'è effettivamente tutto, c'è da perderci veramente, ecco questo, c'è da perderci un sacco di tempo. Però qui c'è tutto. No, quello che volevo capire un attimo era, forse l'archivio storico ci può venire in aiuto, perché Morbide Promesse era una linea, una sottolinea dentro la sottolinea Mulino Bianco. Praticamente erano 4 tipi di biscotti. Vediamo se riesco a vederlo un po' più in grande. Apro immagine in un'altra scheda. Me lo apre? Vediamo un po'. Me lo apre da un'altra parte. Non buono. Vediamo se riesco ad aprirla qua. Che praticamente, beh, questo qui era un folder commerciale. Le morbide promesse sono 3, una più ricca dell'altra. Ma non riusciamo a sapere che cosa fossero. Biscotti morbidi, mandorle, nocciole e cacao, beh, forse lo diceva anche lo spot, niente, mi ricordavano tanto un qualcosa che è ancora oggi in commercio, però in realtà non ha niente a che vedere, perché oggi ci sono, se vado sul sito di mulinobianco.it, le tenerezze forse, che sono le cose più simili a alle morbide promesse, però probabilmente non c'è una relazione, ero straconvinto, forse c'era un'altra sottolinea, inteso come linea sottostante, quella di Mulino Bianco. Io non so se sta ancora registrando, se sta facendo delle cose improbabili questo computer, perché vedo la CPU all'8000%, direi che possiamo tranquillamente sorvolare tutto ciò, diciamo. Poi se riesco a vedere questo, tenere prego, ecco, no, beh, direi che più o meno è la stessa immagine di prima, per cui se sì, le promesse bla 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 sono, però so, qui sono 4, ecco, niente, erano dei biscotti morbidi sicuramente buonissimi. Oggi non li fanno più. Prodotti accetta, biscotti e dolcetti, andiamo a vedere, biscotti, dolcetti, assolutamente andiamo a vedere i dolcetti, non i buon grano, torna indietro, andiamo a vedere i dolcetti, eccoli. Allora, le chicche, le tenerezze forse sono ciò che più si avvicina, anche se in realtà probabilmente tipo le gemme e i canestrini fanno parte di un altro spot che vi troverò un'altra volta, no, non c'entrano le morbide promesse, vabbè, niente, scusate la divagazione, andiamo avanti, prossimo spot, adesso sono un po' mescolati, ce ne sono alcuni un po' così, anche questo famosissimo Pippo, tutta un'altra scopa, un soggetto un po' più recente, anno 86, modello Allegra,
per i fratelli Salviato, le moppine del Fonseca, chi non ha avuto almeno una ciabatta della De Fonseca lo andiamo a prendere sotto casa. E gli spot non erano molto molto frequenti, però erano belli, c'era questo gingolino carino De Fonseca, non male, uno spot molto bello della SNAM Metano, uno spot fantastico, imponente per Impulse Enigma deodorante, Mastrolindo Super Crema, ragazzi, io quando arrivava Mastrolindo mi infilavo sotto al letto, per cui cioè, che dire su Mastrolindo, nulla, Mastrolindo e Mastrolindo. Per affinità saltiamo su Coccolino Detersivo e poi su Enkel di Xan, soggetto corsa dei bimbi, e poi il resto lo vediamo dopo. Ecco, vai, guardiamoceli tutti, via! È bella quando la vedi, fortissima quando la usi. Ha tanti modelli per ogni tua esigenza. Si chiama Pippo, non si chiama Scopo. Questa è nuova. Proprio così, è la nuova Pippo Allegra in 4 splendidi colori e 2 modelli. Bellissima. Super robusta, extra maneggevole. Pippo, tutta un'altra scopa. Io ti voglio sempre più benissimo. La merenda è pronta. Vanno per noi. De Fonseca. De Fonseca. Metti la felicità ai tuoi piedi. Il metano ti dà una mano. Il metano è un'energia pulita, ideale per un riscaldamento comodo e conveniente. Ma per utilizzare il metano il prossimo inverno, devi pensarci per tempo. Così anche per te il prossimo sarà un inverno comodo, pulito e conveniente. Il metano, l'energia pulita del futuro, ti dà una mano. E poi vabbè, allora, per mille considerazioni su sto spot, allora, bellissimo perché c'è il bambino, lo slogan pazzesco che ci ricordiamo tutti, il metano ti dà una mano, ma ripensato oggi probabilmente pulito, energia del futuro, tutto quanto, comunque diciamo che oggi qualche problema sul gas ce l'abbiamo, ma andiamo avanti, non diciamo niente. Se qualcuno ruba un fiore per te, enigma. Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è enigma. Nuovo, il mistero di una donna. Impulse Enigma, parfum deodorant. Come brilla la tua cucina! Però adesso c'è questo sporco bruciato. Mi darà un bel da fare. Ma c'è una novità! Mastrolindo Super Crema, speciale per smalto e acciaio. E la forza che in un graffio smalto e acciaio fa brillare. Mastrolindo Super Crema comincia ad agire prima di strofinare. Fantastico! Porta via tutto! Mi ci vedo! E non graffia! E la vasca brilla! Che pulito! E che profumo di limone! Mastrolindo e Mastrolindo Super Crema sono un duo super brillante. Sono io Coccolino con una sorpresa. Coccolino detersivo liquido. Coccolino per lana e delicati lava con dolcezza tutto ciò che ami, a mano e in lavatrice. Un amore di pulito. La seta brilla, il cotone pulito. La lana è splendente e anche le tende. Con Coccolino detersivo ciò che ami rinasce come nuovo. Perché io lavo con amore. Nuovo Coccolino detersivo per lana e delicati. Un amore di pulito. Bravo campione! È stata dura, sai. Anche per la mia maglietta porta fortuna. Questa è un'altra sfida che non possiamo perdere. Ci vuole Dixan, il nostro campione contro le macchie. Dixan è un vero campione, anche contro le macchie più ostinate. Ecco fatto, così abbiamo vinto 2 volte. Dixan, campione contro le macchie. Sole tra i capelli, cristal sole, lo scarente.
Vaporizza dove vuoi, schiarisci come il sole. Oggi chiaro, domani di più. Crystal Soleil schiarisce e rispetta i capelli, morbidi, naturali. È sicuro, è Garnier. Crystal Soleil di Garnier, il sole tra i capelli. Tutto l'anno! Little the others to the world's goal. Each one has his world and still it is one. Look for tomorrow and something to share that makes one new room and everywhere. Gourmet stringe un legame tra te e me. Un pasto, una merenda, uno spuntino. Ma dopo, che succede in bocca? Si riduce il valore del pH e gli acidi aggrediscono lo smalto dei tuoi denti. Ma qui può aiutarti Vivident Xylite, il chewing gum senza zucchero. La sua azione neutralizza gli acidi e riporta alla normalità il pH. Ricordati di masticare Vivident Xylite, così al gusto aggiungi igiene orale. Vivident New Formula, grande nel gusto, efficace nell'igiene orale. Papà. Pagine gialle, pagine di vita quotidiana. No, bello, questo spot è intriso di buoni sentimenti, esattamente come doveva esserlo in quel periodo. Io vedo la mia immagine che va a scatti, faccio finta di niente, sicuramente verrà fuori una schifezza, tutto bene, forse è meglio che chiuda qualche finestra, perché vedo qualcosa di veramente brutto. Se vedete gli scatti non volete, me ne dovrò fare qualche miglioramento. Va bene ragazzi, ultimo treno di spot prima di salutarci. Parliamo di automobili e quindi ci guardiamo uno spot dell'88 con per Ford Fiesta e poi uno spot dell'88 per Opel Vectra e poi sempre dall'88 Seat Marbella. Uno spot dell'87 con la Renault Alpine V6 Turbo, che poi in realtà non era solo V6 Turbo 25, poi c'era la V6 Turbo Super 5, insomma tutta la gamma della Alpine V6 Turbo praticamente, che ha avuto qualche bel commento. Gli spot sulle automobili sono sempre ben accetti tra gli amici, tra voi amici di Tecatà. E poi Peugeot 309 soggetto Australia e infine Citroën AX del 1990. Io vi ricordo ancora una volta che se volete potete andare sul sito www.tecatà.it e vedere tutti gli spot pubblicati nell'ultimo periodo. Magari chiudo questa cosa qui. Potete anche navigare nell'intero archivio, quindi se vi siete persi qualcosa o se per qualsiasi tipo, qualsiasi motivo, anche delle ricerche, se siete universitari e volete fare qualcosa, dovete scrivere qualche tesi legata alla pubblicità del passato o comunque volete fare dei riferimenti a pubblicità del passato, andate su tecatà.it, usate il campo cerca per trovare tutto ciò che vi serve. Se invece volete fare così una ricerca guidata, usate la ricerca, usate i link per decade per andare a vedere gli spot degli anni 70, 80 e 90. Detto questo, ci guardiamo l'ultimo treno di spot, come detto, dedicati alle automobili. Eccolo qua. 2, 1, in onda! Ecco l'amica più attesa dell'anno! Fai vedere? Fiesta Friend, la più completa! Specchietti regolabili, sedili sdoppiati, tergino 8! Ma proprio tutto! Lo voglio! Fiesta Friend, la più dinamica! Accensione elettronica, quinta marcia, gomme larghe! Questa è vita! La voglio! E il diesel fa più di 50 km con 2 litri! Questo è viaggiare! La voglio! E il prezzo? Da 9.281.000 lire! Questa è amicizia! La voglio! Fiesta Friend, l'amica più attesa dell'anno! It's your time to fly. Look alive, it's a brand new style now.
perché mi... Questo video su YouTube è stato bloccato perché c'è la musica di Bamboleo dei Gypsy Kings, quindi ci devo fare. Beate Marbella, più ricca dentro, più bella fuori. Spero che non me lo blocchino per... non mi blocchino tutto il video solo per quella roba lì, sennò è un dramma. Muoversi oggi su una Renault Alpine V6 Turbo è il privilegio di non farsi mai aspettare. Muoversi oggi su una Renault 25 V6 Turbo è scoprire che la classe sa come correre. Muoversi oggi su una Renault Super 5 GT Turbo è affermarsi persino nella puntualità. Perché Renault è specialista in automobili ad alte prestazioni. Renault. Muoversi oggi. Ma sarà vero che la nuova Peugeot 309 la conoscono anche in Australia? In Alaska, credi che la conoscano anche lì? Nuova Peugeot 309, pronti a partire. Allora. Prova a prendermi. A New York, do what's his fight. See the blue eyed beat. Dai, ma chi sei? Say the blue eyed beat, go. Say the blue eyed beat, go. Citroen AX, sei troppo forte. Citroen AX, da lire 9.100.000. Abbiamo finito, cari amici, abbiamo finito, eccoci qua, torniamo a tutto schermo, chiudiamo tutto. Io non so come sarà venuto questo video, è la seconda, è il secondo tentativo che faccio di registrazione di un video. Se c'è qualcosa, ci sarà qualche problema tecnico, se ci sarà lo corrigeremo, come disse il buon Papa Wojtyla a suo tempo. Io vi ringrazio per avermi seguito. Questo era il riassunto di tutto ciò che avete visto su Tecatà nel corso del mese di marzo 2022. È un appuntamento mensile, ci ritroviamo quindi ogni mese, guardo la telecamera che è qua, ci ritroviamo alla fine di ogni mese per fare un riassunto, per permettervi di rivedere tutto ciò che è stato pubblicato nel corso del mese su Tecatà. Come probabilmente qualcuno di voi già saprà, ma lo ricordo a beneficio di tutti gli altri, Tecatà è un sito internet che è dedicato alla pubblicità degli anni 70, 80, 90, prevalentemente 80, 90, con qualche, come dire, sbavatura sui 70 o comunque laddove ci sono dei 30 secondi da poter rivedere e godere. Che siano vintage, ecco, vintage e italiani, questo è il nostro obiettivo. Tecatà è l'archivio vintage della pubblicità. Il sito internet è www.tecatà.it, ma siamo presenti anche sui social, quindi su YouTube, su Facebook e su Instagram. Cercate sempre Tecatà o tecatà.it e troverete i nostri canali. Iscrivetevi, seguiteci. Il canale Instagram è stato lanciato da poco, ha raggiunto un centinaio di iscritti, mentre il canale YouTube, che è stato lanciato un anno fa, ha raggiunto da poco, da pochi giorni, i 1000 iscritti. Quindi sono molto soddisfatto di questo risultato. Ebbene, e vi faccio vedere ancora una volta il... No, non vi faccio vedere questo, faccio vedere questo qua, ma non si vede... Eccolo, molto bene. Questo è il sito, tecatà.it, come vi ho già detto in precedenza, da qui potete accedere per vedere tutto ciò che è stato pubblicato su Tecatà nel corso degli anni. Tecatà esiste in realtà dal 2012, quindi da tanto tempo, da 10 anni. Gli spot sono tanti, sono più di 3000, dateci un'occhiata, visitatelo, fate ricerche e se volete
scrivetemi qui sotto, ci sono i contatti, potete lasciare un commento, potete mandarmi un messaggio, ecco, io cerco di rispondere a tutti nel limite del tempo disponibile, magari non rispondo subito ma rispondo, prometto. Commentate anche sul canale Facebook, sul canale YouTube, ma anche sul canale Instagram, commentate se avete qualcosa da dire su qualche spot, non insulti possibilmente, ma se avete qualche informazione in più da dare, datemela. Se conoscete qualcuno che ha lavorato nella pubblicità e ha partecipato alla realizzazione degli spot pubblicati su Tecatà, diteglielo che c'è Tecatà e fate in modo che venga su Tecatà a commentare, a lasciare messaggi, come ha fatto ad esempio vediamo. Eccolo qua. Sul Crystal Soleil che abbiamo visto in precedenza. Intanto la mia immagine è sempre più rallentata. Loretta Zecchillo, agenzia di pubblicità Publicis, quanti ricordi? Io ho provato a chiederle di raccontarci qualcosa di più, ma non l'ha fatto. Spero che ritorni presto, perché non è la prima volta che commenta su Tecatà. Lei è una delle persone che hanno lavorato in pubblicità negli anni 80 e 90, e quindi ci piacerebbe coinvolgere sempre di più persone di questo tipo, per arricchire con informazioni, come dire, con tutti i crediti che fanno parte, che sono associabili agli spot che pubblichiamo, in modo da fare delle schede complete, da avere un ottimo archivio a beneficio di tutti. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito, inquadro qua, guardo qua che, come detto prima, c'è la telecamera, e ci vediamo il mese prossimo, se non prima, con qualche video speciale. Chi lo sa, se riuscirò a realizzare qualcosa. Io sono Michele e sono il fondatore di tecatà.it, l'archivio vintage della pubblicità. Ciao!